lavoriamo già insieme. Vogliamo ricordare ai lavoratori di Pomigliano d'Arco che insieme qualche settimana fa col segretario generale della FIOM abbiamo lanciato la cassa di mutuo soccorso per quei lavoratori. Lo facciamo in molti territori concretamente, lavorando insieme. Perché vedete, noi vogliamo essere chiari, questo invito lo estendiamo a tutti i sindacati. Perché quello che guida le azioni di Libera e del gruppo Abele sono semplicemente l'impegno per il bene comune, l'impegno per l'interesse generale, l'impegno per restituire dignità a quei milioni di italiani che l'hanno persa. La nostra bussola si chiama dignità. È quel supervalore che rappresenta il lascito più grande del costituzionalismo del Novecento. È quel supervalore che premia la Costituzione italiana. È stata la risposta alla grande crisi, alla guerra mondiale, alla Shoah, alla barbarie. Si era detto mai più barbarie. Per questo noi chiamiamo reddito di dignità la nostra campagna, la campagna che abbiamo lanciato il 13 marzo scorso. L'abbiamo inserito al primo punto del nostro manifesto di contromafie. Il reddito di cittadinanza o il reddito minimo rappresenta uno strumento concreto per sconfiggere le mafie e la diseguaglianza sociale. Per questo motivo chiediamo che entro 100 giorni da quando abbiamo lanciato la campagna il Senato calendarizzi e discuta una buona legge sul reddito di dignità. Abbiamo 100 giorni di tempo per far sentire la nostra voce. Alcune forze politiche che ringraziamo hanno già aderito alla campagna. L'appello è rivolto davvero a tutti. Anche ancora ringraziamo la FIOM per aderito a questa campagna. Noi lo chiamavamo, come vi dicevo, reddito di dignità. Ci sono degli elementi essenziali che vorremmo condividere con voi quando parliamo di reddito di cittadinanza, perché si fa una gran confusione. Noi chiediamo che venga dato a tutti coloro che stanno sotto il 60% del reddito mediano, compreso coloro che sono in formazione, così da combattere la dispersione scolastica ed universitaria. Chiediamo che vi sia congruità dell'offerta di lavoro in cambio del reddito e non obbligatorietà di lavoro purché sia, come qualcuno ancora dice. Chiediamo che il reddito minimo sia individuale e che sia riservato a tutti i residenti. Perché sosteniamo il reddito di dignità? Allora lo ripetiamo con forza da questa piazza. Per contrastare la povertà. Perché ce lo chiede l'Europa dal 1992. Ci sono risoluzioni europee dal 2005 che dicono che questo è uno strumento attivo in tutti i paesi, tranne che in Italia e in Bulgaria. Lo diciamo che è necessario per contrastare il ricatto esercitato dalle mafie su quei soggetti ai margini, sui precari, sugli sfruttati. Lo chiediamo per garantire sicurezza a coloro che non possono lavorare o accedere a sistemi di sicurezza sociale. E lo chiediamo perché avrebbe effetti positivi sull'economia, sostenendo la domanda aggregata e liberando nuove energie sociali. Nel luglio 2010 una risoluzione europea diceva che anche in periodi di crisi i regimi di reddito minimo non andrebbero considerati un fattore di costo, bensì un elemento centrale della lotta alla crisi. E allora permetteteci, in questi ultimi 2 minuti, di rispondere a quanti in questi giorni ci dicono che non ci sono le risorse. Dobbiamo ricordare a quanti ce l'hanno detto che non è una questione di risorse. Le risorse ci sono. È una questione di priorità politica. Per noi la priorità politica è questa. Restituire dignità a quei milioni di italiani che l'hanno persa. Vogliamo ricordare a tutti, a partire da noi, che la priorità in una situazione di crisi come questa la stabilisce la Costituzione italiana e l'ha già stabilito, ricordandoci che la priorità nella ripartizione dei fondi è nei primi 12 articoli della Costituzione: il diritto al lavoro, il diritto all'istruzione, il diritto alla salute. Per questo non accettiamo che le priorità politiche ce le dica la BCE o i mercati finanziari. Altrimenti la crisi rischia di portarci in un punto di non ritorno. Ne devono essere consapevoli tutti. Così come ricordiamo a questo governo le parole di Don Milani. La carità senza giustizia equivale a una truffa. La carità senza giustizia equivale a una truffa. E gli impoveriti di questo paese non chiedono elemosina, chiedono dignità. Ce lo ricorda anche Papa Francesco quando dice di rimettere al centro la dignità. E quando denuncia un'economia di morte,
che produce scarti. Noi insieme a tutti voi non ci arrendiamo e siamo convinti che il nostro comune impegno per la verità, la giustizia, l'onestà, il lavoro e la dignità rappresenti la strada giusta per invertire la rotta e sconfiggere povertà, corruzione e mafie. Per questo rivolgiamo un appello a tutte le forze politiche. Facciamo vincere per una volta il Paese, facciamo vincere per una volta la giustizia, facciamo vincere per una volta la democrazia, facciamo tutti insieme la cosa giusta, edifichiamo il bene comune introducendo il reddito di dignità. Grazie. Grazie Giuseppe, grazie a te, grazie ai tanti volontari che con Libera si battono per la giustizia in questo paese, per la legalità. Due comunicazioni di servizio. La prima, le persone che sono entrate all'interno della zona transennata dentro l'obelisco sono pregate di uscire. Diamo questo senso di civiltà, per favore. La seconda, invito la piazza. Sulla vostra sinistra, alla mia destra, di fare spazio al corteo che è ancora molto lungo. Sta finendo di entrare in piazza, permettiamo a tutti di poter accedere a Piazza del Popolo. Proseguiamo con gli interventi. Adesso darò la parola ad uno studente, Alessandro Torti, Strike Meeting, uno studente striker animatore dello sciopero sociale del 14 novembre. Ciao, la storia che racconto oggi è la storia dello sciopero sociale. Era il 14 novembre e una coalizione sociale ampia, eterogenea, ha iniziato a riappropriarsi della pratica dello sciopero. Uno sciopero di nuovo tipo, contro il Job Act, ma anche contro la buona scuola e contro lo Sblocca Italia, contro il governo Renzi e contro le sue politiche. Uno sciopero di chi non può scioperare, organizzato e praticato da quelle mille irriducibili forme del lavoro, quelle che non sono sindacalizzate, quelle che talvolta non sono neanche sindacalizzabili. Quelli, lo sciopero dei lavoratori sottopagati, lo sciopero di chi studia, lo sciopero dei lavoratori autonomi, lo sciopero di chi lavora gratuitamente, lo sciopero di chi non lavora. L'esperimento del 14 novembre, questo esperimento di sciopero sociale ha dato vita a molte manifestazioni in molte città che per più di 24 ore hanno bloccato diversi territori in tutta Italia. Il 14 novembre dell'anno scorso è stata anche una giornata di sciopero dei metalmeccanici. La collaborazione e il dialogo con realtà differenti, tra cui la FIOM, che è stata avviata nell'autunno, ci dice qual è la strada corretta. La strada di individuare vertenze e rivendicazioni comuni che abbiano da un lato la capacità di essere riproducibili, cioè accolte anche da chi non sta nelle grandi organizzazioni, anche da chi noi non raggiungiamo con la nostra forza organizzativa, e dall'altro che sappia assumere e combattere la precarietà come un elemento ormai strutturale del mercato del lavoro. Uno degli elementi di forza, secondo noi, di quella coalizione sociale che ha dato vita al 14 novembre, allo sciopero sociale, è stata definire un piano programmatico chiaro e secondo noi all'altezza delle trasformazioni e degli attacchi che stiamo subendo. E allora abbiamo detto reddito, reddito, reddito di base incondizionato. E allora abbiamo detto un salario minimo europeo. E allora abbiamo detto un permesso di soggiorno minimo di 2 anni per tutti i migranti che arrivano nel nostro paese. E allora abbiamo detto un welfare universale. E proprio sul welfare volevo dire 2 parole. Questo è il paese in cui i settori sempre più ampi di questa società sono esclusi dal welfare. E per questo motivo, con una coalizione di lavoratori autonomi che si è chiamata Coalizione 27 Febbraio, stiamo andando sotto tutte le casse degli ordini e saremo sotto l'INPS il 24 aprile per dire che un welfare giusto deve riguardare tutti e non può riguardare soltanto alcuni. Queste rivendicazioni si devono porre dalla parte di chi difende il proprio posto di lavoro, dalla parte di chi difende il proprio salario, ma anche dalla parte di chi un posto di lavoro non ce l'ha, da parte di chi, sotto la minaccia della disoccupazione e della povertà, è costretto a lavorare per 2 euro, 2 euro 80, 3 euro all'ora, per tutti i miei coetanei che sono disposti a lavorare gratuitamente. E su questo il fallimento delle politiche attive del governo sul lavoro, prima tra tutte la garanzia giovani, dimostrano una cosa,
che queste politiche del lavoro stanno finanziando soltanto alcuni soggetti, che sono le imprese, che sono le agenzie interinali, che sono gli enti di formazione. E noi non permettiamo più che si faccia business sulla nostra disoccupazione. Siamo consapevoli però che le sfide che ci poniamo, che le conquiste che vogliamo ottenere, non possono rimanere stretti dentro i confini nazionali. Che cos'è l'Europa oggi? L'Europa oggi è quella delle banche, è quella dell'austerity, è quella del pareggio di bilancio, è quella che affama la Grecia e sta affamando l'Italia, è quella che ci impone il Job Act. Ma questa non è la nostra Europa. Non possiamo arrenderci a un'Europa così. Dobbiamo parlare di un'Europa diversa, di un'Europa che sia l'orizzonte minimo in cui le nostre rivendicazioni possano essere accolte. Per questo crediamo che la coalizione di Bloccupai, la manifestazione che c'è stata a Francoforte qualche settimana fa, abbia segnato un obiettivo e un metodo. L'obiettivo sono la Banca Centrale Europea e le istituzioni economiche internazionali. Il metodo è costruire manifestazioni che siano direttamente europee. E per questo abbiamo fatto un'assemblea con molti sindacati e movimenti a Francoforte, c'era anche la FIOM, in cui abbiamo lanciato una proposta tutta da costruire. La proposta è quella di uno sciopero europeo, di uno sciopero sociale europeo che sia in grado di combattere i nostri veri nemici, che sono le istituzioni economiche internazionali. L'ultima parola, cercando di restare nei tempi, la voglio dire su un fatto che è accaduto qualche anno fa. Era il 14 dicembre del 2010, c'era un'enorme manifestazione che proprio in questa piazza stava contestando il governo Berlusconi, un governo che era ormai delegittimato dentro la società e che comprava 2-3 voti per far passare la riforma Gelmini. Una manifestazione frutto di un movimento che era un movimento studentesco, ma non soltanto studentesco, un movimento di operai, di comitati territoriali, che stava iniziando a dire una cosa importante: noi la crisi non la paghiamo. Ecco, oggi alcuni attivisti che erano presenti a quella manifestazione vengono portati nelle aule dei tribunali. Si tenta di relegare quel movimento a un problema di repressione, ma non è un problema di repressione, perché noi il 14 dicembre c'eravamo tutti e non si può criminalizzare qualcuno per un movimento che diceva una cosa sacrosanta, che dicevamo allora e che diciamo ancora oggi. Noi la crisi non la paghiamo, la crisi non la paghiamo noi. Grazie. Intanto io vi chiedo di ringraziare il primo presentatore, che pur sembrando una velina è il segretario generale della FIOM di Terni, Claudio Cipolla. Il prossimo intervento lo fa una persona che si autodefinisce un aspirante contadino, solo aspirante perché è stato a lungo un metalmeccanico. Appartiene a un'associazione che si chiama Tavolo Verde della Basilicata e della Puglia e si chiama Claudio Vittori. Sbagliato il nome, si chiama Domenico Maugeri, ti chiedo perdono. Grazie. Oh, ma siete assai, ma da dove cavolo venite? Grandi! Ehi! Io sono Domenico Maugeri, rappresento i movimenti agricoli meridionali. Faccio parte del Tavolo Verde di Puglia e Basilicata. Gli agricoltori del Tavolo Verde, vi leggo il documento che consegniamo a Maurizio e lo consegniamo a questa piazza. Ve lo leggo. Gli agricoltori del Tavolo Verde partecipano alla manifestazione di oggi per difendere la Costituzione, per salvaguardare i diritti del lavoro, per costruire una nuova rappresentanza, per realizzare una nuova democrazia. La mercificazione del lavoro nelle sue varie forme, autonomo, dipendente, intellettuale, manuale, è una inammissibile menomazione del diritto alla dignità della persona ed è l'inizio di una deriva autoritaria. Togliere ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti significa svuotare dal di dentro la democrazia. C'è un nesso
stretto tra un attacco senza precedente ai diritti e lo svuotamento della democrazia. Il Tavolo Verde partecipa alla costruzione della coalizione sociale per difendere gli agricoltori dalla politica agraria delle multinazionali, della grande distribuzione organizzata e dagli speculatori di ogni risma che hanno per vie diverse portato al fallimento delle aziende, 19.035 aziende solo nel 2014. Vogliamo tornare a fare reddito col nostro lavoro e tornare a essere legittimi proprietari delle nostre terre. Il Tavolo Verde dal lontano 2004 ha tentato con tutte le proprie forze di rappresentare e difendere tutte le aziende in crisi. Dal 28 marzo, per quanto ci riguarda, siamo impegnati a costruire un movimento organizzato che sappia fare rete con tutti gli altri movimenti contadini presenti in Italia e che, in uno con la coalizione sociale, costruisca una barriera in difesa della Costituzione, del lavoro e della democrazia. Al governo in specifico noi chiediamo l'elaborazione di una politica agraria che sappia rappresentare la nostra agricoltura nel mercato globale e che crei le condizioni affinché le aziende tornino a fare reddito, la cancellazione di tutti i debiti INPS in capo agli agricoltori già prescritti innanzitutto, la ristrutturazione di quelli presenti. Noi i nostri debiti li vogliamo pagare, però vogliamo pagare il giusto, vogliamo pagare. Non vogliamo pagare le pensioni a chi piglia le pensioni d'oro. Vogliamo pagare le pensioni a chi le piglia meno di noi, non a loro signori. E quindi chiediamo che ci sia una ristrutturazione di quelli non prescritti alle stesse condizioni che l'ente e il governo poi li cede alle banche. Li cedessi a noi, li vogliamo pagare noi i nostri debiti, non le banche. E quindi condizioni imprescindibili perché le aziende agricole possano tornare a utilizzare i fondi dello sviluppo rurale. Perché se non andiamo in bonus, se le aziende agricole non hanno il certificato dall'INPS, non possiamo partecipare ai PSR regionali. E con che cavolo la facciamo riprendere l'agricoltura? Chi viene a fare l'agricoltura? Le multinazionali. L'agricoltura la dobbiamo fare noi. Anzi, vi invitiamo, la terra ha bisogno di braccia che la deve lavorare. I nostri campi vanno a marcire, li fanno marcire perché devono tenere sul mercato quei quantitativi adatti perché si possa fare la speculazione, non perché devono servire i quantitativi necessari per sfamare tutti e ci vediamo poi i pensionati delle città nei bidoni a mangiare, mentre a noi ci mettono sotto i campi, vogliamo venderli quei campi. Quello è cibo e alimentazione. 1 milione di persone ancora muore di fame al mondo e oggi vediamo in Italia la vergogna, gente pensionati che non ce la fa e che deve andare nei bidoni a cercarsi da mangiare. Cos'è più vergogna di questo? Che cos'è? E in ultimo vogliamo la cancellazione dell'IMU, l'ultima tassa ingiusta del governo. La vogliamo perché è ingiusta e poi alla fine di cosa parla? Di 30 milioni. Deve recuperare 30 milioni di euro in tutta Italia. È vergognoso! Sono le ultime tangenti che hanno scoperto 30 milioni. Non riescono, 70 miliardi di mafia, di corruzione e questi finiscono di distruggere il mondo agricolo per soli 30 milioni di euro. Solo su poche persone, perché ci devono spaccare, perché il loro problema è che noi dobbiamo essere sempre spaccati ed è questo il messaggio di oggi che dobbiamo dare. Basta con le spaccature, ai leaderini dei partitini diciamo andate a fanculo! Viva Maurizio! Viva Maurizio!
Una parte del corteo è ancora a Piazza Barberini, quindi è importante riempire la piazza e lasciare, consentire che il corteo entri sia a sinistra che a destra, e come abbiamo già chiesto sarebbe urgente liberare lo spazio all'interno delle transenne dell'obelisco. Il prossimo intervento è di una donna di Action. Le ho chiesto come voleva essere presentata e lei mi ha detto che gradisce essere presentata e si definisce non come il sale della democrazia, ma come una donna che col suo impegno e la sua militanza vorrebbe essere il pepe sulla coda di Renzi. Si chiama Giovanna Cavallo. Ciao a tutti. Ringrazio tutti i lavoratori e le lavoratrici che hanno permesso questa grande giornata. Noi siamo qui, abbiamo aderito alla manifestazione perché siamo consapevoli che le trasformazioni che stanno investendo non solo il lavoro, investono anche l'insieme dei rapporti sociali e delle prospettive individuali, delle nostre vite individuali e collettive. Io mi occupo di politica dell'abitare, faccio parte di un movimento di lotta per la casa e per i diritti di cittadinanza che è nato 15 anni fa a Roma. Oggi noi siamo in piazza perché vogliamo denunciare come la politica della casa, il valore dell'abitare, dell'abitazione, da valore d'uso come spazio domestico, sta diventando un valore di merce di scambio, finanziarizzando il tema della casa e mettendo fuori gioco centinaia di migliaia di famiglie dalla possibilità di avere accesso a una casa. In Italia l'emergenza conta oltre 100.000 famiglie sotto sfratto e di queste 100 famiglie una su 300 vive una condizione di grave disagio economico. In risposta a questo la politica predispone piani insufficienti che determinano meccanismi di insofferenza sociale. Considerate che a Roma oltre 50.000 case sfitte, immobili vuoti, ci fanno, come dire, un dispetto rispetto all'emergenza sociale che c'è. Ci raccontano di un perverso intreccio tra il mattone e la finanza, che gli interessi dei poteri forti stanno contribuendo a erodere pezzi interi di territorio, pezzi interi della nostra città, mettendoci fuori da ogni mercato delle locazioni. Ma il governo nega questa realtà d'emergenza, la nega perché in ritardo si ricorda di disporre 40 milioni di euro per gli sfrattati per finita per morosità incolpevole. Sono 400 euro a famiglia, un'elemosina che noi rifiutiamo, a fronte di invece un intervento come quello della Orte Mestre, del già indagato in calza in carcere, che costa 10 miliardi di euro. Ma come pensi di governare? Grazie. Noi ci sentiamo in questo caso gemelli delle vostre lotte. Noi siamo una lotta gemella della lotta per i diritti del lavoro, come anche i migranti che attraversano le nostre associazioni, che in questo momento anche loro sotto attacco per interessi di speculazione politica. Non si tiene conto che loro, contribuendo per oltre 700 milioni di euro alla spesa sociale, ne usufruiscono solo del 2%, lasciando allo Stato, alla pensione di Salvini, migliaia e migliaia di euro. Oltre che contribuire alle risorse che Renzi si vanta di dare alle aziende per gli sgravi fiscali e che tra 3 anni finiranno e metteranno tutti per strada. Poletti dice infatti che ciò che è bene per l'azienda è bene per i lavoratori. Ma dove campi, Poletti? Dove stai tu che facevi parte delle cooperative e che di lavoro non ti sei mai occupato? Vai a casa! E chiudo dicendo, Unions ci piace perché come movimenti, come terzo settore, come sociale, come pezzo sociale di questa società, non vogliamo più essere portatori di istanze in attesa di rappresentanza. Vogliamo noi costruire le pratiche comuni sul piano sociale, sull'affermazione dei diritti, per un'autotutela e una pratica di beni comuni.
Non è vero che non ci sono alternative. Alla svendita del patrimonio noi opponiamo la rigenerazione urbana delle città. Alla svendita dei diritti del lavoro noi opponiamo lo statuto dei lavoratori. Alla svendita, alla negazione del diritto alla casa, affermiamo che una casa è un diritto di tutti. E contro il Jobs Act basta affermare che il diritto del lavoro è il sale, quello sì, della democrazia. Non vogliamo essere il sale di questa democrazia noi, vogliamo essere il pepe sulla coda di Renzi. Grazie e viva Unions! Brava. Lo stand che vedete in fondo alla Piazza Bianco, lo stand di Meta Edizioni, lì sono in vendita le magliette di questa manifestazione. L'incasso che si farà con la vendita di quelle magliette serve a finanziare le nostre iniziative, a sostenerle, questa e quelle che faremo. Il prossimo intervento lo aspettavamo. Io lo presento senza titoli perché lui si è guadagnato il diritto di essere chiamato senza quei titoli perché è un nostro amico e compagno. Parlo di Stefano Rodotà. Io sono molto felice di essere qui, anche da invalido, per così dire, ma ci tenevo veramente molto, perché oggi è una giornata diversa da molte altre. C'è un fatto nuovo, un fatto che inquieta molto coloro i quali in questo periodo non sanno confrontarsi con la realtà dei problemi che stanno vivendo. Qui non stiamo disturbando un manovratore, noi stiamo cercando di guardare a fondo nella società italiana. Giovanna Cavallo poco fa ricordava una frase incauta che ha ripetuto il Ministro del Lavoro, e cioè ciò che va bene per l'azienda va bene anche per i lavoratori. Non so se fosse consapevole Poletti, pronunciando questa frase, che questo è un modo di dire che negli Stati Uniti c'era molti anni fa e si diceva quello che va bene per la General Motors va bene per gli Stati Uniti d'America. Noi dobbiamo dire una cosa, era sbagliata questa frase negli Stati Uniti di anni lontani e ancor più sbagliata nell'Italia di oggi. Quello che va bene per i lavoratori è altro. Per i lavoratori va bene il riconoscimento della dignità del lavoro. Per i lavoratori va bene il riconoscimento della pienezza dei loro diritti. Per i lavoratori va bene la retribuzione che serva a garantire l'esistenza libera e dignitosa e non la sopravvivenza. E questo non è un nostro punto di vista, questo è un obbligo costituzionale per tutti i datori di lavoro, pubblici o privati che siano. Ai lavoratori va bene che venga riconosciuto il loro diritto di presenza e di parola organizzate e collettive in tutte le situazioni. E allora invertiamo quelle frasi pronunciate negli Stati Uniti e ripetute in Italia. Ciò che va bene per i lavoratori va bene per l'Italia. Questa è la frase che dobbiamo dire oggi. Ed è una frase che rispecchia molto l'articolo 1 della Costituzione, che come voi sapete ci ricorda che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, sicché quando il lavoro si riduce, quando il lavoro viene ridotto a merce, quando il lavoro manca, è la democrazia stessa. Usiamo questa espressione quasi che la democrazia fosse incarnata in qualcuno, ne soffre.
perché quando soffrono le persone nella loro vita quotidiana, un paese sa che la democrazia è in discussione. Questo è ciò che noi dobbiamo ricordare, ma senza alzare troppo i toni. Io sono convinto che questa non è né demagogia né retorica, è nient'altro che la riflessione sulla situazione italiana. Se io ho un po', come dire, sceneggiato i due punti di vista, è per dire che in questo momento non c'è soltanto una linea di rinnovamento incarnata dal Presidente del Consiglio, alla quale si oppongono persone arretrate, gufi e via dicendo. Ci sono due linee che sono venute emergendo con molta chiarezza, e una di queste è proprio incarnata da questa piazza. E questa linea, attenzione, ecco, a mio giudizio, poi ognuno la pensa come crede ovviamente, è esattamente quest'altra linea che bisogna far emergere pienamente. Bisogna far emergere pienamente, perché se oggi c'è una frase che dovrebbe inquietare tutti è quel dire: non ci sono alternative. Quando si dice questo, in realtà si dice che la democrazia è in qualche modo mutilata, perché non, il lavoro, il guardare il mondo del lavoro ci ha sempre detto che la democrazia è anche conflitto, e questa volta la parola conflitto è una parola positiva, nel senso che ci sono energie che si confrontano. Quando si sfugge al confronto nel mondo del lavoro, significa che il confronto viene sfuggito in tutta la società italiana. Questo è ciò che sta avvenendo, e questo è ciò al quale credo che oggi insieme stiamo cercando di dire di no, ma non un no, come si usa dire un po' retoricamente, fine a se stesso. Un no che vuole consentirci di guardare al futuro e di costruire un futuro che non sia quello che ci viene promesso in questo momento. Noi dobbiamo ragionare, ragionare anche con mente fredda, senza farci, come dire, tirare in polemiche che tutto sommato possiamo tranquillamente lasciare a chi non ha altri tipi di argomento. Il discorso pubblico della democrazia italiana è povero in questo momento. È povero perché una serie di voci sono state escluse. Io non parlo con tutti gli organismi intermedi, e quindi in primo luogo con il sindacato. Io non parlo con la società organizzata. Io sto smembrando la società. Salto tutti. Parlo con i singoli. E come parlo? Parlo attraverso la comunicazione, i tweet e via dicendo, che non è la buona comunicazione democratica. E allora noi dobbiamo ricostruire il discorso pubblico, che significa anche ricostruire l'agenda. I veri problemi del Paese non sono soltanto quelli indicati da Renzi. Ci sono altri problemi che già ho sentito citare da chi è già intervenuto, che devono diventare centrali nella discussione pubblica. L'obiettivo di questa che si è chiamata coalizione sociale è esattamente questo: contribuire all'agenda politica del Paese. E questo non è una forzatura, perché quando in un Paese si rattrappisce, si indebolisce l'elenco delle grandi questioni, o alcune delle questioni vengono trattate in maniera del tutto unilaterale, dicendo io con voi non discuto, qualcosa non funziona. Badate, l'ultima dichiarazione di Renzi, che dice lunedì, dirà, sta per dire al suo partito: dovete approvare a ogni costo la legge elettorale così com'è, oppure siete fuori. Ecco, io non so come definire, perché altre volte questa espressione non è piaciuta, se questo sia un tratto autoritario, ma forse Renzi, che respinge con una certa sufficienza, attribuendo questa
maniera di guardare alle cose a qualche professorone pigro. Io sono così poco pigro che sono venuto con le stampelle. Ecco. Ma forse lui allude alla pigrizia delle idee, ma allora la pigrizia delle idee è la sua, perché di fronte a un proclamato rinnovamento noi ci troviamo di fronte a una fase nella quale politicamente e culturalmente c'è un terribile conservatorismo. Questa legge elettorale che si vuole imporre è una legge arretratissima. Lui ha detto sarà imitata in 10 anni da tutta l'Europa. Si è preso bacchettate anche da studiosi che non sono così ostili alla sua linea politica. Dovrebbe leggere il fatto che su giornali che lo affiancano, che gli danno molto credito, commentatori importanti, usano oggi parola come plebiscitario, autoritario. Non siamo soltanto noi, con una sorta di furore polemico, che stiamo usando per definire il suo stile di governo, queste parole. Poi permettetemi di dire una cosa, è abbastanza patetico che questa storia che ogni volta tira fuori i professoroni o non ha altri argomenti o ha una sorta di complesso di inferiorità oppure quello che gli dà fastidio è la cultura senza aggettivi, e questo è un brutto segno, perché dovrebbe sapere che c'è stato un fiume di proposte. Se lui fosse stato attento, l'occasione della riforma elettorale e della riforma costituzionale ci avrebbe potuto dare davvero un risultato moderno, avanzato, al quale avrebbero guardato altri paesi. Non si è voluto fare o non si è avuta la cultura per capire le proposte che arrivavano. E oggi queste cose le rivediamo in ogni momento. Le rivediamo in ogni momento. E abbiamo il problema di far sì che tutto questo, che questa disattenzione non permanga. La ragione di mettere insieme una serie di soggetti individuali, collettivi, associazioni nazionali che vivono in sede locale ha un significato. Di fronte alla situazione che noi ormai conosciamo, bisogna creare una massa critica sociale che è nello stesso tempo una massa critica politica, ma non nel senso della politica partitica, della politica che dà voce alla società e alimenta la politica, e alimenta, io credo, anche coloro i quali nei partiti non accettano più questo modo di vivere, soprattutto nei partiti della sinistra. Se io ho detto qualche parola polemica, io l'ho detto non con lo spirito di dire teniamocene lontano, ma con la consapevolezza che chi è stato... Io sono stato tanti anni in Parlamento e ho sempre saputo, poi ho proseguito, che una serie di idee, una serie di iniziative diventano forti quando si può dire, si può registrare un sostegno nella società. In quel momento la politica, anche la politica dei partiti, diventa più forte, perché in questa fase c'è stato uno scollamento tra la politica ufficiale e ciò che avveniva nel paese. Questo è un punto, la creazione di una massa critica è molto importante. Badate, si è detto tante volte che voi, che il mondo che in questo momento è così vigile, esprime un malessere della società. Io trovo che la parola malessere sia sbagliata, perché quando avete sentito prima Giuseppe De Marzio, quando sentirete, credo, più tardi Gino Strada, quando parla Maurizio Landini, sono persone che non esprimono malessere, esprimono presenza sociale, esprimono capacità di interpretare e sono a loro modo tutti soggetti vincenti nel loro settore. Bisogna che insieme diventino vincenti nella società. Questo è il grande contributo. È una fase difficile, è un'impresa ardita e quindi ha bisogno di grande e difficile sostegno. Siamo in ritardo su alcune cose. Se la legge elettorale può essere portata con questa disinvoltura aggressiva,
se si pretende di approvare quell'orrenda riforma costituzionale che diminuisce la presenza dei cittadini, ne nega la rappresentanza, fa del Parlamento nient'altro che l'appendice del governo, anche per colpa nostra, perché non siamo stati capaci di creare in tempo questa massa critica. Ma non ci sono due atteggiamenti in questo momento, ormai la partita è perduta. La partita è perduta, rassegniamoci. Non è vero che la partita sia perduta. Non è vero, io cercherò adesso anche con qualche esempio di dire che molte cose si possono ancora fare e debbono essere fatte, ma dobbiamo essere consapevoli di tutto questo. E vorrei dire che c'è un episodio che mi ha molto colpito, perché quando ha dovuto polemizzare con la magistratura, il Presidente del Consiglio ha detto: noi non possiamo farci dettare la linea dalla magistratura. Ha invocato la divisione dei poteri, ha evocato un signore che si chiama Montesquieu, ma Montesquieu non si fermava a questi due soggetti, alla magistratura e al governo. C'era il potere legislativo, cioè il Parlamento. Il Parlamento è scomparso. Questo è il punto. Oggi le stesse parole del Presidente del Consiglio, che di poteri ne nomina solo due e il terzo lo ignora, ci dice che c'è uno squilibrio democratico che noi dobbiamo colmare. E questa nostra iniziativa non è una iniziativa che non ha la capacità di guardare verso il Parlamento. Vi dico due cose. La prima, è in corso una raccolta delle firme per una legge di iniziativa popolare per cambiare l'articolo 81 della Costituzione. La prima firmataria di questa iniziativa è Susanna Camusso. Credo che tutti ci dobbiamo mobilitare perché questa iniziativa popolare possa in qualche modo mettere in discussione quello che è un freno enorme all'economia e alla società italiana. Secondo, si sta discutendo se il sindacato debba proporre una sua revisione, un nuovo statuto dei lavoratori. Credo che sia un'iniziativa opportuna, però attenzione, se nello stesso tempo non vengono cambiati i regolamenti parlamentari in modo da prevedere che queste iniziative legislative popolari debbano essere discusse, il nostro lavoro va a finire negli archivi della Camera. Sono stato 15 anni parlamentare, mai una proposta di iniziativa popolare è stata discussa. E ha ragione Sergio Cofferati quando ricorda come dopo la famosa manifestazione dei 3 milioni di persone, lui raccolse milioni di firme per nuove norme in materia di lavoro, arrivati in Parlamento sono stati chiusi. Allora voi vedete che quando si dice ma che cosa si vuole fare? Si vuole forzare coloro i quali si occupano di lavoro stiano nel loro recinto, ma non è così. La stessa azione sindacale ha bisogno di istituzioni che siano tali da creare il contesto propizio a tutto questo. Ci sono in questo momento delle situazioni nelle quali in Parlamento ci sono iniziative che rimangono ferme, che languono, che vanno dai beni comuni, che vanno dall'acqua, che vanno alle questioni del reddito di cittadinanza. Perché sono ferme? Perché evidentemente non c'è la sensazione che la società è mobilitata su tutto questo e quindi questo tipo di iniziative riesce allo stesso tempo a evitare che la società rimanga segmentata, divisa al suo interno, incapace di esprimersi in modo corale e al tempo stesso offrire a coloro i quali nelle istituzioni condividono questi punti di vista un riferimento forte alla consapevolezza della necessità di muoversi in queste direzioni. Io credo che questo è anche molto importante, creare questo clima, questa consapevolezza, questa cultura, questi legami tra coloro i quali in questo paese vivono la vita quotidiana, anche per un'altra ragione, perché se noi
si è molto parlato anche di un referendum abrogativo del Jobs Act. Attenzione, per arrivare a questo risultato bisogna prima mobilitare la società, avere la cultura adeguata, perché altrimenti il referendum può essere uno strumento difficile. Io lo dico con grande sincerità, può essere anche un boomerang, può essere anche un modo per far dare legittimazione a una legge sulla quale non voglio aggiungere altre parole, perché ha levato, ricordatevi come si chiama lo Statuto dei lavoratori, norme sulla libertà e sulla dignità dei lavoratori. Questo è il punto. Allora, ma noi dobbiamo predisporre le condizioni per queste altre forme di azione politica che sono alla nostra portata, ma che si sono illanguidite in questi anni. Dunque un nuovo gioco virtuoso tra società e politica ufficiale, tra società e strumenti che possono essere impugnati legittimamente dalla società. Questo è il dato che noi dobbiamo assolutamente tenere presente. E ci sono molte cose che io potrei aggiungere, ma ne vorrei aggiungere due soltanto prima di concludere. La prima, qui non stiamo parlando soltanto, come dire, di buone intenzioni, stiamo parlando di qualcosa che deve, io sottolineo, deve concretarsi in tempi brevi in iniziative concrete, non accentrate, ma che possano coinvolgere in tutta Italia persone e gruppi, perché abbiamo bisogno di un'elaborazione diffusa su tutta una serie di temi. Ne ho ricordato alcuni, vorrei semplicemente dire ricordarne una, è quella che vorrei aggiungere una parola sul reddito di cittadinanza, di cui avete già sentito parlare, che è estremamente importante e sulla quale iniziativa bisogna riflettere e bisogna avere un'iniziativa forte, perché in questo momento ne parlano tutti, ne parlano molti. Qual è il rischio? Che il reddito presentato come reddito di cittadinanza non sia altro che un ammortizzatore sociale in più in situazioni di povertà. Non è questa l'idea che noi abbiamo del reddito di cittadinanza. Abbiamo bisogno di approfondire questo tema capitale nella prospettiva, io direi così, della garanzia universale del lavoro. Questo è il punto vero, che non toglie nulla alle iniziative in corso, ma gli dà una prospettiva, evita che venga ridotto anche in modo ipocrita, anche in modo un po' truffaldino, a un ammortizzatore sociale tra gli altri. E infine, noi torniamo attraverso questo giro all'articolo 1 della Costituzione dal quale siamo partiti. La Costituzione mette il lavoro al centro della democrazia e mai come in questo momento lo è drammaticamente, non perché il lavoro non c'è, perché il lavoro viene privato di diritti, perché il lavoro viene considerato merce. Allora noi torniamo alla Costituzione con un obiettivo. Se la Costituzione dice che il lavoro costituisce il fondamento della democrazia, allora anche le risorse devono essere distribuite coerentemente a questo principio. Non c'è un'assoluta discrezionalità del Parlamento. Il Parlamento deve rendersi conto che c'è una gerarchia costituzionale che deve essere riportata. Questa è in primo luogo una grande battaglia culturale. Noi non possiamo accettare in definitiva che tutto diventi problema di decisione, come dice Renzi. La decisione è importante, ma la decisione è tanto più significativa e democraticamente accettabile quando accetta il confronto e quando esistono i pesi e i contrappesi dei controlli parlamentari, giudiziari e sociali, le due gambe prime. Il controllo parlamentare è del tutto inesistente da alcuni anni, non è solo responsabilità di Renzi. Il controllo giudiziario si cerca di azzerarlo, il controllo dell'opinione pubblica attraverso i mezzi di informazione si va sfarinando,
il controllo da parte della cultura organizzata, della scuola, dell'università, è impoverita dalla mancanza di risorse. Non si può parlare di buona scuola quando le risorse vengono disperse anche nella direzione della scuola privata, cosa illegittima nella ripartizione delle risorse. E allora questa è la strada, una strada che non, a mio giudizio, non separa la società dalla politica, dalla politica la sua pienezza, che non è polemica nei confronti di coloro i quali nella politica ufficiale vogliono uscire da questa strettoia. È un lavoro difficile, ma questa giornata ci dice che è un lavoro possibile, vorrei aggiungere obbligatorio. La disillusione non deve produrre passività. Sappiamo che cosa vuol dire la passività. La passività è l'anticamera della resa e non mi pare che qui ci siano persone disposte ad arrendersi. Grazie, grazie ancora per esserci sempre. Adesso c'è un video che dura qualche minuto, l'ha prodotto la FIOM, servirà per la campagna elettorale dell'elezione degli RLS negli stabilimenti del gruppo Fiat, oggi FCA. Il primo voto democratico che con la loro generosità, ostinazione, testardaggine i nostri compagni hanno conquistato in questi anni e col cuore. E a loro che viene per onorare la loro lotta, che lo vediamo oggi, sarà uno strumento di lavoro, ma racconta l'altra Fiat, quella che noi vediamo. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo, pausa pausa, ritmo lento, pausa pausa, ritmo lento. Ciao a tutti, noi siamo il Muro del Canto, vi volevamo chiedere un applauso per voi, questa piazza da qui, vederla fa impressione, tutta questa partecipazione è una cosa bellissima, noi vogliamo dedicarvi questo pezzo che è la storia di un operaio, una canzone che abbiamo scritto noi, è uno che va a lavorare tutta la settimana, arriva alla fine dell'anno che vuole andare in vacanza e non c'è soldi per andare in vacanza, guarda la moglie e parla con la moglie e gli dice questo. Sono stato a lavorare tutta l'estate e mi è rimasta solo fame e sete. Mi moglie bianca che pare di cera e niente c'ha da coce quando è sera. Sembramo due fantasmi in controluce e baccaia non c'è rimasta voce e sta chitarra c'ha una corda sola.
mezzanotte il cuore ci ristora, ma sta canzone se la porta al vento, più alta di San Pietro il Parlamento, sta Roma derelitta via d'aceto, una mano c'ha davanti e l'altra dietro. C'ha il fucile carico nel letto, se alza ogni mezz'ora a controllare, non fosse che qualcuno stia a mangiare. Chi non c'ha niente campa la giornata, se vende i bagni e magna l'insalata, i conti lo sa quando c'è sta il sole, la fame con la fiacca lo rincore. Canzone se la porta al vento, e guarda di San Pietro il Parlamento, sta Roma derelitta via d'aceto, una mano c'ha davanti e l'altra dietro. Serpente, tanto sognare non è che costa caro, me mangerei la sella del somaro, c'ho tanta fame che non più ho più sonno, del giorno me la fame viene ma dormo, dovrebbe scocci da un altro sistema, e non andare a dormire senza la cena, ma sta canzone se la porta al vento. Più alta di San Pietro il Parlamento, sta voce si è scaldata alla buon'ora, l'Italia dei poracci dorme ancora. Marzo 2015 esplode la nuova primavera dei diritti e dei lavoratori. Siamo in Piazza del Popolo e questa piazza il popolo l'ha riempita. Siamo in tantissimi. Permettetemi però di ringraziare, visto che abbiamo utilizzato questo metodo simpatico, di ringraziare la seconda velina, Barbara Tibaldi, segretaria generale della FIOM Cuneo. E come si sente dall'accento, anch'io nordista settentrionale, dal nord al centro al sud la FIOM unisce anche sul palco, unisce perché noi oggi siamo uniti perché vogliamo contrastare chi come Confindustria e come questo governo vuole dividere i lavoratori, vuole mettere padri contro figli. Siamo qui per unire lavoratori, precari, studenti, pensionati. Siamo qui anche in continuità con quelle piazze, quegli scioperi generali che ha fatto la FIOM e per ultimo la CGIL insieme alla UIL quel 12 di dicembre del 2014, quando milioni di lavoratrici e lavoratori scendevano per le strade, si fermavano con una giornata di sciopero e chiedevano ovviamente a questo governo di ritirare i provvedimenti sul lavoro. E quindi in continuità che io voglio dare la parola a Claudio Vittori, segretario generale della FISAC Lazio.
Un caloroso saluto a tutti, visto qui lo spettacolo è magnifico. Siamo tantissimi, siamo una grande espressione inclusiva del mondo del lavoro, di disoccupati che rivendicano il diritto civile di trovare un lavoro, di studenti, di associazioni, di movimenti, una magnifica partecipazione di donne e uomini che va al di là delle singole sensibilità e appartenenze politiche. Vogliamo difendere i valori irrinunciabili di una moderna democrazia, a cominciare dal diritto al lavoro, quale alta espressione sociale di libertà e di dignità sostanziale, il concetto di lavoro su cui si fonda la nostra Costituzione, come ci ha detto meravigliosamente prima il professor Rodotà. Il Jobs Act eliminerà nel tempo le tutele per tutti, renderà precaria ogni forma di lavoro, taglierà i giovani salario e tutele pensionistiche. Sul piano sociale e relazionale, la possibilità di arbitrio nei licenziamenti che il Jobs Act consegna ai datori di lavoro avrà effetti devastanti anche nella vita quotidiana, dove determinerà un clima di sottintesa ricattabilità e soggezione dei lavoratori, una situazione che ci riporta indietro di secoli. Milioni di lavoratori hanno il contratto collettivo di lavoro scaduto e i rinnovi saranno difficilissimi di fronte all'attacco alla natura stessa del contratto collettivo. Affinché queste vertenze sotto gli effetti del Jobs Act possano concludersi positivamente nella situazione data, sarà necessaria, oltre alla mobilitazione dei lavoratori, l'attiva partecipazione di noi tutti, opinione pubblica, associazioni, movimenti, sapendo che oggi difendere il lavoro è anche una battaglia in difesa di livelli di civiltà e democrazia del nostro Paese. Io rappresento la FISAC-CGIL di Roma e del Lazio, il sindacato che organizza i lavoratori del credito, delle assicurazioni, della Banca d'Italia, delle autorità indipendenti, delle aziende di riscossione. Le trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del credito non si sono mai sbloccate. È stata necessaria una forte mobilitazione dei lavoratori che ha visto percentuali di adesione agli scioperi del 90%. Proprio in queste ore, se non ci saranno cambiamenti di strategia da parte dell'Associazione Bancaria Italiana, si aprirà un'ulteriore fase di conflitto. I lavoratori non si faranno intimidire dalla drammatizzazione della situazione voluta dall'ABI con la decisione di disapplicare il vigente contratto collettivo dal 1 aprile prossimo, con la chiara intenzione di chiedere poi la mediazione del governo amico. Noi tutti dobbiamo essere coscienti che l'ABI, i banchieri, rappresentano non solo la naturale controparte dei lavoratori del credito, ma sono anche la controparte di famiglie e imprese, le quali hanno il fondamentale bisogno dei servizi bancari per sostenere il proprio benessere e le proprie attività. Per questo l'articolo 47 della Costituzione assegna uno specifico ruolo di responsabilità sociale al risparmio e alla funzione del credito, stabilendo conseguentemente che la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme e quindi disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. In sostanza, le banche che raccolgono risparmio dai cittadini dovrebbero avere l'obbligo di reimpiegare queste risorse per sostenere le necessità e i progetti di famiglia e imprese attraverso criteri prudenziali di buona amministrazione. Le cronache e la vita quotidiana di tutti noi bastano a rappresentare l'abissale distanza tra questi principi e le prassi del sistema, che ancora una volta svuotano un dettato della Costituzione. Infatti, le banche oggi hanno scarso interesse a svolgere la funzione tradizionale del credito, perché preferiscono, vendendo alla clientela prodotti finanziari spesso opachi, essere attive nel circuito della speculazione finanziaria internazionale, che è per definizione globale e non deve rispondere a governi nazionali, che anzi riesce a condizionare e orientare. Queste dinamiche hanno creato la crisi finanziaria internazionale che viviamo,
questi poteri finanziari in Europa, la Troica, hanno deciso l'eliminazione delle tutele sul lavoro per farlo diventare niente più che merce. In Italia le banche hanno aggiunto a questo quadro il loro clientelismo nel concedere agli amici affidamenti ad alto rischio, creando danni patrimoniali, dissesti aziendali, frequentemente salvati dall'intervento pubblico, cioè da tutti noi. Sono molti i manager delle banche all'attenzione della magistratura. Contemporaneamente i compensi dei vertici bancari aumentano progressivamente di anno in anno. Questi signori oggi hanno la faccia tosta di negare ai lavoratori un giusto contratto e di rifiutarsi di discutere un nuovo modello di banca proposto dal sindacato che riporti l'attività creditizia nell'alveo della Costituzione a favore dei cittadini. I lavoratori in lotta non stanno difendendo solo la propria condizione di lavoro, ma anche un interesse generale, ed è importante per questo che abbiano sostegno e condivisione. Anche i lavoratori della Banca d'Italia si stanno mobilitando non per la loro condizione, ma per difendere un'istituzione come la Banca d'Italia che vuole chiudere decine di filiali sul territorio, determinando un ulteriore arretramento di poteri pubblici a garanzia della sicurezza e della trasparenza dell'attività economica del nostro Paese. Certamente gli obiettivi che tutti noi in questa piazza ci vogliamo dare sono ambiziosi, difficili, ma uniti ce la possiamo fare perché siamo tanti e saremo sempre di più, perché siamo determinati e consapevoli. Per cui, Matteo, stai sereno. Vi ringrazio e vi abbraccio. Stai sereno, Matteo. Ringraziamo Claudio Vittori, quindi segretario generale della FISAC Lazio. E adesso a questo punto la parola a una delegata, di fabbrica, una delegata della FIOM, della FIOM di Bologna. Accogliamo con un applauso Maria Meddawi. Grazie. Allora, ciao compagne e compagni. Sono una lavoratrice metalmeccanica di origine del Marocco e da 4 anni sono anche una delegata della FIOM. Ho iniziato a lavorare a 15 anni, con tanti sogni e tanto entusiasmo. Purtroppo, fin da subito, mi sono scontrata con una brutta e diffusa realtà, quella del lavoro in nero. Come molti di voi, ho cambiato tanti posti di lavoro, alcuni in regola e altri no. Poi sono stata assunta come apprendista in una piccola azienda metalmeccanica nella provincia di Bologna. Al termine dell'apprendistato, la stessa azienda mi ha proposto un contratto a tempo determinato. Ma io, consapevole come lavoratrice della qualità del mio operato, ho preteso la trasformazione a tempo indeterminato e con l'aiuto della FIOM l'ho ottenuto. Da qui ho avuto la possibilità di essere eletta democraticamente come rappresentante delle lavoratrici e dei lavoratori della mia azienda. Volevo insieme ai miei compagni di lavoro provare a migliorare le nostre condizioni lavorative e allora ho deciso di candidarmi nella lista della FIOM. Alcune cose siamo riusciti a farle, altre, visto le normative del Jobs Act, sarà tutto molto più difficile. Sono indignata perché se domani la mia azienda assumerà una ragazza come me, a questa ragazza io, come delegata, dovrò dire che lei non ha i miei stessi diritti, nonostante faccia il mio stesso lavoro. Sono contrariata perché oggi siamo tornati all'idea che ciò che è bene per l'impresa deve essere considerato un bene di tutti. E io... E il fatto che i lavoratori siano costantemente sotto ricatto viene considerato un bene, ma io penso proprio che non sia così. E anche i lavoratori immigrati, il Jobs Act peggiora ulteriormente le cose, perché come tutti sanno il loro permesso di soggiorno è legato al mantenimento del posto di lavoro, grazie alla legge di Bossi-Fini. E comprendete bene a quale è la forza di ricatto a cui queste persone sono sottoposte quotidianamente.
Vi ricordo che nel 2012, grazie ad una legge fatta da Maroni e Tremonti, questi lavoratori, oltre ad essere ricattati, debbono pagare dai 100 ai 200 euro per ogni componente familiare per il permesso di soggiorno. Certe leggi non sono degne di un paese civile, perché alimentano abusi di ogni tipo. Purtroppo assistiamo quotidianamente al triste spettacolo di politici che non conoscono per niente la loro realtà del loro paese. Ma vorrei anche affrontare un altro tema. È giusto, secondo voi, che una persona nel corso della sua vita possa aspirare ad un miglioramento professionale ed economico? Io penso proprio di sì. Peccato che il Jobs Act impedirà anche di sperare in questa crescita personale. Ieri ho letto sulla stampa una lettera di una lavoratrice che mi ha fatto molto riflettere e che vorrei condividere con questa bellissima piazza. Paola è una donna altamente professionalizzata che fa una lucida analisi e scrive: «Sono indignata e disgustata. Approvando il nuovo contratto a tutele crescenti, il governo e la classe politica di questo paese mi hanno letteralmente tolto ogni possibilità di professione, di professionalità. Ho sempre pensato che la professionalità, l'onestà e l'integrità prima o poi avrebbero avuto un valore in Italia. Ho sempre potuto permettermi il lusso di cambiare azienda per migliorare il mio stipendio, acquisire competenze e confrontarmi con nuove realtà. Non ho mai avuto una sola raccomandazione. Quel poco che ho me lo sono guadagnata. Scrivo perché oggi ho realizzato che con questa legge non potrò più valutare nessuna nuova proposta di lavoro. Con un nuovo contratto accetterei il rischio di non avere la tutela dell'articolo 18. Non solo abbiamo negato ai giovani la possibilità di avere una stabilità, ma anche tolto a persone come me la chance di rimettersi in gioco. E per tutto questo possiamo ringraziare il nostro amico di Firenze, che tra le tante cose ha scelto come modello di relazioni sindacali la Fiat di Marchion, un'azienda che nega la democrazia e che è stata condannata dai giudici per comportamenti antisindacali. La FIOM invece ha fatto della democrazia la sua bandiera, perché il voto dei lavoratori è un principio fondamentale, nonché un valore che non può essere calpestato da nessuno, né dai politici, né dai padroni e né tantomeno da sindacati compiacenti. Oggi siamo nelle condizioni che decine di anni di lotte e di sacrifici sono stati cancellati da un primo ministro presuntuoso e da politici che non si sono dimenticati, che si sono dimenticati la loro storia e la loro provenienza. Renzi sta dicendo a noi, come disse a Letta, di stare sereni, ma è un inganno. Non diventiamo come lui, pronto a fregare un collega per rubargli il posto. Non permettiamo che le aziende ricerchino produttività ed efficienza, facendo vivere i lavoratori sotto ricatto, innescando una guerra tra poveri. Invece di puntare sulla tecnologia e sull'innovazione, non è questo il mondo del lavoro che vogliamo. In una famosa canzone c'è una mamma che dice alla sua bambina: sarà difficile chiederti scusa per un mondo che è quel che è. Io nel mio piccolo tento qualcosa, cambiarlo è difficile, ma tutti insieme ce la possiamo fare! Viva la FIOM, viva la CGIL e soprattutto viva la coalizione sociale! Grazie! Grazie Maria. E grazie a Massimiliano Guglielmi, il segretario generale della FIOM di Caserta. È una piazza enorme, ripiena, bellissima. Grazie a tutti e tutti. Ci vorrebbero uno contro l'altro, contrapposti tra chi un lavoro ce l'ha e chi un lavoro non ce l'ha.
ci hanno dato ad intendere per anni questa retorica qualunquista per cui il precariato e la disoccupazione sono un risultato della crisi. Il precariato e la disoccupazione sono strumenti con cui il capitale e le multinazionali tentano di risolvere i loro problemi di profitto, e questa piazza è una risposta di unione delle nostre forze, delle nostre lotte per costruire la solidarietà. In questa piazza oggi ci sono tantissime vertenze presenti, io vorrei citarne alcune, vorrei esprimere pieno sostegno ai lavoratori della Caffa Italia dell'Assiter in lotta per difendere il loro posto di lavoro. Sono 50 operai specializzati che fanno manutenzione ai treni della metropolitana di Roma. Ora ATAC vuole reinternalizzare quelle attività ma non i lavoratori, e il Comune di Roma non risponde alle richieste di convocare un tavolo, mettendo a rischio occupazione e qualità del servizio. Ma non ci sono soltanto loro. Vi porto anche la presenza, la partecipazione a questa manifestazione del presidio dell'Avio Interiors di Latina. 75 licenziati, là c'è il loro striscione, che da 6 mesi vivono in tenda davanti all'azienda Avio Interiors. Il presidio Avio Interiors è componente del coordinamento operai e trovate la loro pagina Facebook con Operai Uniti. Sono molti anche in questo momento i messaggi di solidarietà che ci arriva da chi non è potuto essere in piazza con noi. Abbiamo un saluto da parte di Carlos Muraglia, presidente dell'AMPI, che augurando pieno successo per la manifestazione dice tra le altre cose: apprezziamo ogni sforzo di arrivare a una vera applicazione della Costituzione, soprattutto nelle parti che riguardano diritti costituzionali come il lavoro e non solo. Anzi, noi osserviamo con attenzione tutto ciò che si muove nella nostra società, in una direzione con metodo democratico. Vi porto anche il saluto in questo momento, che ci arriva da un posto molto particolare e molto importante dopo i fatti dei giorni scorsi. Ci arriva il saluto del World Social Forum, riunito a Tunisi, a cui hanno partecipato sindacati, organizzazioni dall'Europa, dall'Africa, dal Canada. E questo è il messaggio che ci hanno voluto fare arrivare. Le organizzazioni partecipanti all'assemblea di convergenza sui diritti sindacali del Forum Sociale Mondiale 2015 esprimono solidarietà e sostegno e augurano il pieno successo alla manifestazione nazionale convocata per oggi 28 marzo a Roma dai compagni e con le compagne della FIOM CGIL. Obiettivi e piattaforma della manifestazione Unions sono gli stessi individuati dalla nostra discussione qui al Forum Sociale di Tunisi, consapevoli che solo allargando la capacità di rappresentanza dei sindacati e rafforzando i legami e la mobilitazione comune con i movimenti sociali saremo in grado di respingere l'attacco ai diritti sociali e del lavoro e costruire una società più giusta e più uguale. Tunisi, 28 marzo 2015. E anche il nostro saluto a Tunisi da Piazza del Popolo. Adesso do la parola a Giacomo Zolezzi, studente della Rete della Conoscenza. Centinaia di migliaia di studenti sono scesi nelle piazze di tutta Italia dal settembre ad oggi. Studenti che hanno gridato con tanta forza la loro contrarietà al progetto del governo, alla buona scuola, ma non hanno solo gridato la loro contrarietà, hanno saputo anche dare un'alternativa chiara e forte, un'alternativa democratica firmata da più di 100.000 cittadini, la legge di iniziativa popolare, che richiediamo la discussione immediata in Parlamento, perché quella è l'unica vera alternativa alla buona scuola, è l'unica alternativa di una scuola democratica e di una scuola pubblica. Abbiamo costruito anche, con le assemblee che abbiamo svolto in tutta Italia, 7 proposte, chiamate l'altra scuola, 7 proposte che riteniamo prioritarie e che il governo deve assumere ora immediatamente. Ma noi non siamo scesi in piazza solo per parlare di buona scuola, siamo scesi in piazza anche per parlare di Jobs Act, siamo scesi in piazza anche per parlare di democrazia, perché questo è il nostro futuro e questo è quello per cui andremo a combattere, perché parlare di buona scuola non è diverso da parlare di Jobs Act. Quello
quelle che sono le politiche del Jobs Act sono già inserite nel disegno della buona scuola, una precarietà sempre crescente per gli studenti, perché Renzi ha un disegno ben preciso per la scuola: aumentare le diseguaglianze, costruire scuole di serie A e scuole di serie B, costruire scuole governate da presidi manager che assomigliano dei padroni, dei piccoli marchionne che avranno la capacità di decidere su tutto e tutti. Noi ci opponiamo ancora più fortemente a quello che è il disegno precarizzante per gli studenti, all'apprendistato sperimentale, che significa che gli studenti non passano tempo a scuola a formarsi giustamente, ma passano tempo a lavorare gratuitamente nelle aziende, all'apprendistato che permette agli studenti a 14 anni di abbandonare le scuole e di andare a lavorare, e viene ritenuta un'opportunità formativa. Ma questa opportunità formativa deve essere data solo a 18 anni, una volta che gli studenti hanno compiuto il loro percorso di istruzione, e non prima. Questa è una cosa fondamentale. Ed è una cosa che noi non accettiamo, come non accettiamo che gli studenti vengano mandati a fare l'alternanza scuola-lavoro in aziende che devastano i loro ambienti. Non accettiamo che a Napoli uno studente vada a fare l'alternanza scuola-lavoro in aziende responsabili per il biocidio e la terra dei fuochi. Noi non accettiamo che a Brindisi uno studente vada a fare l'alternanza scuola-lavoro all'Enel, dove l'Enel sta devastando tutta l'area circostante. E su questo ci batteremo. Non accetteremo il modello di formazione di Poletti, quello dello scaricare casse gratis senza alcun scopo formativo, perché questo non è il nostro modello di istruzione. Il nostro modello di istruzione è un altro, e non è quello che ha il governo, di costruire ancora una volta una scuola piegata ai voleri delle imprese e dei poteri forti, senza diritti per gli studenti. Noi pensiamo anche che con una disoccupazione giovanile al 40%, che rasenta il 60% nelle regioni del sud, sia necessario l'introduzione, ora e più che mai, di un reddito di formazione per tutti gli studenti e le studentesse, e un reddito di cittadinanza che permetta a tutti uguale dignità, perché in questo momento viviamo in un mondo di diseguaglianze, e quel mondo di diseguaglianze lo vogliamo abbattere costruendo una battaglia per la democrazia. All'interno della buona scuola ci sono 14 deleghe in bianco per il governo, così come è successo per il Jobs Act. E noi non lo accettiamo, non accettiamo le deleghe sul diritto allo studio, non accettiamo la delega sugli organi collegiali e la democrazia all'interno delle scuole. Perché se Renzi vuole esportare anche all'interno delle scuole un modello senza rappresentanze democratiche, non glielo lasceremo portare avanti. Noi vogliamo portare avanti un progetto alternativo di società basato su democrazia, estensione universale dei diritti e delle tutele, sapere, reddito e giustizia sociale. Queste sono le nostre richieste, e per questo non ci arrenderemo di fronte alla sordità del governo, e non faremo un passo indietro finché la buona scuola non sarà ritirata. La nostra primavera non è che all'inizio, e stiamo andando a conquistarcela. Grazie Giacomo per l'intervento. Prima di dare la parola a Sandra Bonsanti, che ci porta un saluto di Gustavo Zagrebelsky, vorrei togliermi una soddisfazione, perché vista da qua questa piazza è veramente bellissima. C'è qualcuno che nei giorni scorsi ha definito questa iniziativa una non notizia, una non news. Allora io vorrei, se ho il vostro permesso, mandare al Presidente del Consiglio una panoramica di questa piazza per ricordargli quali sono i processi democratici di questo paese. Ho dovuto mettere due gettoni perché non c'entravate tutti, sinceramente.
Adesso la parola per l'intervento di Gustavo Zaghibeschi, che ci legge, che ce lo legge Sandra Ponsanti. Buonasera. Vi ricordo solo che, chiudendo il suo discorso un anno e qualche mese fa in questa piazza, da questo palco, Zaghibeschi disse: noi non ci faremo asfaltare. È un verbo che lui non adopera molto spesso, però devo dire che siamo tornati qui, siamo partiti da allora. Allora abbiamo vinto la nostra prima battaglia sulla Costituzione, che volevano cambiare senza l'articolo 138. Molte altre ne avremo da fare insieme. Scusate, questa sono io, non è Zaghibeschi. Ora arriva Zaghibeschi, che sta a Torino a fare un'altra manifestazione per la democrazia. Molto ci aspetta dal risveglio della nostra società, che è stata messa ai margini e oscurata in questi anni di destrutturazione del nostro sistema di relazioni economiche e sociali. Avrete modo di discutere come e perché è avvenuto questo distacco di tanta parte del nostro paese, la parte più debole e vulnerabile, quella che soprattutto avrebbe bisogno di presenza, visibilità e rappresentanza nelle istituzioni politiche. Tutti noi, di fronte a politiche industriali che esibiscono innovazione e crescita mentre producono disoccupazione e sottoccupazione, di fronte al dilagare di sistemi di corruzione che svuotano dall'interno la legalità e la democrazia, di fronte alla totale assenza di parole politiche su un futuro di giustizia per la nostra società, di fronte a mutamenti della Costituzione che mirano alla concentrazione del potere in poche mani, tutti noi quante volte ci siamo chiesti e ci siamo sentiti chiedere che fare e ci siamo sentiti impotenti. Questa manifestazione deve dare una prima grande risposta, alla quale altre seguiranno, in un percorso organizzato di partecipazione politica e di risveglio democratico. Moltissimi si aspettano molto. Non fermiamoci e non lasciamo che altri ci fermino. Non dividiamoci sulla questione coalizione sociale o partito politico. Questa è una mobilitazione delle debolezze che insieme vogliono e possono diventare forza e così fare breccia nelle oligarchie che dominano il mondo della politica e dell'economia. Chi potrebbe sostenere che un risveglio democratico non sia urgente anche nel nostro paese? Chi potrebbe sostenere che non c'è necessità di riprendere in mano la nostra politica espropriata da tecnocrazie irresponsabili, nazionali e sovranazionali? Il nostro compito è riempire un vuoto di democrazia. In un mondo normale i partiti politici si porrebbero in ascolto, accoglierebbero con favore le voci che chiedono di essere rappresentate, ne trarrebbero alimento per la loro stessa azione. Non devono servire, secondo la Costituzione, come strumento di partecipazione alla politica nazionale? Non rischiamo di essere invece strumento di esclusione, scusate, non rischiano invece di essere strumenti di esclusione? La diffidenza, talora l'ostilità con la quale molta parte dell'establishment politico guarda a questa mobilitazione sono la prova più evidente della sua necessità. Tanto più la contrastate, si potrebbe dire, tanto più dimostrate che è necessaria. Buon lavoro, unità, studio ed entusiasmo. Grazie a tutti da Libertà e Giustizia. Ci vediamo il 2 giugno alla festa della Repubblica e della Costituzione italiana. Grazie.
Grazie a Sandra Bonsanti, grazie a Gustavo Zagrebelsky, a Libertà e Giustizia. È con immenso onore che adesso do la parola al segretario generale della FIOM, Maurizio Landini. Vi assicuro che è davvero una bellissima giornata, una bellissima piazza. E la prima cosa che voglio dire è valorizzare questa giornata, perché la FIOM e la CGIL hanno una caratteristica non molto diffusa in questo paese, ma ce l'hanno precisa e lo dimostrano. Noi le cose che diciamo le manteniamo e le facciamo. Il 12 di dicembre, in occasione dello sciopero generale, in tutte le piazze d'Italia avevamo detto che non ci saremmo fermati davanti a niente, anche se il governo, come ha fatto, metteva la fiducia. E oggi noi siamo qui non per testimoniare, ma per dire che non ci fermiamo e andiamo avanti fino a quando non abbiamo cancellato quelle leggi sbagliate che cancellano i diritti di chi lavora e la dignità di questo paese. E lo diciamo perché bisogna anche dire la verità, e lo dico con molta tranquillità. Ci siamo stancati di spot elettorali, di slide e di balle che vengono raccontate, perché bisogna avere il coraggio di dire la verità e di affrontare una situazione, certo che è difficile, ma che va affrontata cambiando davvero questo paese. E noi non siamo di fronte a un cambiamento del paese. Noi siamo di fronte ad un governo che ha scelto di rifiutare il confronto con le organizzazioni sindacali. Non discute. Siamo di fronte a un governo che ha scelto invece come interlocutori due soggetti sociali molto precisi. La Confindustria. Non a caso il governo sta applicando ciò che la Confindustria gli ha chiesto, l'articolo 18, la cancellazione del divieto dei controlli a distanza, ha introdotto il demansionamento, ha liberalizzato i licenziamenti collettivi e sta il governo in pratica proseguendo lui sì come i governi precedenti. Quello di Monti, quello di Letta, e non c'è particolare differenza, anzi c'è un peggioramento addirittura quando c'era il governo Berlusconi. E la linea che sta portando avanti sul terreno del lavoro e sul terreno sociale è esattamente quella contenuta nella lettera della BCE. Se vi ricordate, il 5 agosto del 2011 la BCE mandò una lettera al governo italiano. Allora c'era Berlusconi e quella lettera chiedeva delle cose molto precise. Era un'ingerenza rispetto alla sovranità dello Stato italiano e chiedeva cose molto precise, guarda caso quelle che si stanno applicando. Chiedeva di privatizzare i servizi pubblici e di privatizzare per fare cassa. Chiedeva di rendere liberi i licenziamenti, di cancellare lo statuto. Chiedeva di cancellare le pensioni, chiedeva di introdurre il pareggio di bilancio, chiedeva di cancellare le province, chiedeva di cancellare l'esistenza dei contratti nazionali. Tutte cose, se voi andate a vedere, che sono state progressivamente fatte e che oggi sono la linea con la quale questo governo pensa e ci vuole raccontare di cambiare la situazione. Siamo invece dentro ad un processo di regressione del Paese, non di avanzamento del Paese. E se oggi c'è la possibilità, e noi lo vogliamo dire perché le cose vanno dette sempre con verità, oggi ci sono condizioni che anni fa non c'erano. L'euro è a un livello bassissimo che può permettere di rilanciare le esportazioni. È vero, il petrolio si è abbassato, l'energia costa meno. È vero, la Banca Centrale
ha fatto una serie di provvedimenti, ma non raccontiamoci di balle. Tutto questo non c'entra nulla con l'azione del governo. Questi sono elementi che prescindono da quello che ha fatto questo governo e sono processi che oggi sono aperti in tutta Europa. E se oggi noi vogliamo realmente essere il soggetto che coglie questo elemento di ripresa, e noi lo diciamo con molta chiarezza, la ripresa di questo paese, la possibilità di creare posti di lavoro, non c'è seguendo la ricetta di Confindustria, non facendo, continuando a non combattere l'evasione fiscale. La possibilità di assumere la ripresa di questo paese c'è se si sceglie di stare con la parte onesta e sana di questo paese, col mondo del lavoro, coi giovani precari, coi pensionati. Senza di noi questo paese non si cambia, si peggiora, e noi non siamo disponibili ad accettarlo. E diciamo anche, e qui veniva ricordato da molti altri interventi prima di me, e questo è un punto che vogliamo mettere in campo, che oggi è in atto anche un processo sia di gestione della politica sia di gestione sociale che sta mettendo a rischio la tenuta stessa della democrazia del nostro paese. La democrazia va allargata, le persone vanno messe nella condizione di poter decidere, di poter contare, di poter utilizzare la propria intelligenza. E invece noi siamo di fronte a un processo regressivo, sia sul piano politico sia sul piano sociale. Provate a pensarci un attimo, e lo dico assumendomi la responsabilità di quello che sto dicendo. La logica con cui questo governo si sta muovendo è una logica padronale, secca, che pensa che i problemi si risolvono rendendo più facili i licenziamenti, facendo pagare un po' meno di tasse alle imprese, che addirittura pensa che la riforma della scuola la si fa dando al preside il diritto di poter scegliere chi far insegnare, chi non far insegnare, chi dare gli aumenti, di finanziare le scuole private, e addirittura che sta pensando ad una riforma della Costituzione dove si accentrano i poteri in una logica fuori da qualsiasi principio costituzionale. E allora io credo che noi dobbiamo dire con molta chiarezza che c'è un elemento non solo sbagliato delle scelte che sono oggi messe in campo, ma che c'è un elemento di pericolo, perché quando tu rendi, come sta succedendo, possibili i licenziamenti, quando tu rendi possibile il demansionamento, quando rendi possibile il controllo a distanza, quando rendi possibili i licenziamenti collettivi senza più alcun vincolo, tu non stai solo peggiorando la condizione di chi lavora, ma tu stai mettendo in discussione il diritto e la dignità delle persone che lavorano. E quando dico che c'è un attacco al sindacato, non sto pensando che c'è un attacco semplicemente ai dirigenti sindacali, perché il sindacato esiste ad una condizione, che chi lavora ha il diritto liberamente di poter usare la propria testa, di coalizzarsi, di mettere assieme, di contrattare le proprie condizioni. E invece è proprio questo che oggi vogliono negare. Il tentativo grave è quello di voler cambiare attraverso questi provvedimenti la natura stessa del sindacato. In Italia la FIOM, la CGIL ci sono più di 100 anni, e se c'è una caratteristica, esiste in Italia il sindacato confederale, esistono le camere del lavoro, perché quando sono nati in Italia la FIOM e la CGIL non hanno deciso di dar vita a tanti sindacati di mestiere. Non hanno deciso di essere un sindacato aziendale e corporativo. Fin dalla loro nascita hanno deciso di essere un sindacato generale che rappresentava tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori. E abbiamo imparato da Di Vittorio che c'è un punto di fondo, che il nostro mestiere deve essere quello di impedire la competizione tra le persone che per vivere debbono lavorare. E oggi la politica invece che questo governo e le imprese vogliono fare è proprio cambiare questa natura, cancellare i contratti nazionali e mettere in competizione i lavoratori tra di loro.
E allora io dico che qui dobbiamo anche partire da errori e ritardi che abbiamo fatto noi. Perché se in questi anni, progressivamente, noi abbiamo visto un peggioramento complessivo delle nostre condizioni, non ci sono più le pensioni, lo statuto dei lavoratori per i nuovi assunti non c'è più e via di questo passo, dobbiamo anche riflettere, e lo dico autocriticamente anche dal punto di vista della FIOM, capire anche perché si è determinata questa situazione. E io vedo un punto, lo dico per primo, noi abbiamo sottovalutato il disastro sociale che stava determinando la precarietà del lavoro e nel lavoro. E allora noi oggi dobbiamo cogliere questo elemento. Per tanto tempo hanno detto che toglievano i diritti a qualcuno per darli a qualcun altro. Guardiamo lo scenario che abbiamo di fronte. Oggi non siamo solo a un impoverimento del lavoro dipendente. Oggi noi siamo di fronte al fatto che qualsiasi tipo di lavoro, il lavoro dipendente classico, ma anche il lavoro autonomo, anche le partite IVA, sono messe nella condizione di non poter vivere attraverso il lavoro. E quando uno, pur lavorando, diventa povero, vuol dire che siamo di fronte a un processo inaccettabile che dobbiamo mettere in discussione. Ma allora c'è anche il problema di ragionare di come facciamo noi, di come cambiamo noi, per tornare a unificare il mondo del lavoro. E io non so se sarà possibile che tutte le varie forme di lavoro che oggi esistono, noi siamo in grado di metterle assieme. Noi dobbiamo offrire questo terreno, ma dobbiamo essere pronti a collaborare anche con altre forme di lavoro e dobbiamo sancire un patto di smetterla di accettare la competizione tra le persone che per vivere debbono lavorare. E allora dobbiamo ripartire dai luoghi di lavoro per come sono cambiati nel paese, dai contratti, ripensandoli, perché questo è il punto. E se ci riflettete, noi siamo di fronte a un'altra contraddizione. Non c'è mai stata tanta gente come oggi, in Italia e nel mondo, che per vivere hanno bisogno di lavorare. Chi raccontava la fine del lavoro, che sarebbe finito, che le tecnologie avrebbero sostituito il lavoro, dicevano delle castronerie pure, perché non è vero. Ma se ci riflettiamo, qual è l'altro punto? Non siamo mai stati tanto divisi, contrapposti, come adesso. Le delocalizzazioni, il sistema di contrapposizione, ma proviamo a guardare anche quello che succede qui da noi, nel pubblico e nel privato. Se vogliamo essere onesti, non c'è bisogno di andare fuori dall'Italia per trovare persone che pur di lavorare sono costrette a lavorare a 2, 3, 4 euro all'ora. Non c'è oggi il sistema degli appalti che ormai riguarda l'impresa privata come l'impresa pubblica, come l'impresa dei servizi, la cooperativa, la sottocooperativa, l'appalto, il subappalto. Non è ora di dire basta a questa guerra tra poveri, è essere noi che mettiamo in campo un'azione, una proposta, una rivendicazione nei luoghi di lavoro, verso la politica, che ridia un senso e una dignità. E dobbiamo dirlo con chiarezza. Qui il problema non è come rendere flessibile il lavoro, anzi, stiamo pagando proprio questo. C'è uno studio non fatto dalla FIOM, perché se lo dicessi che l'ha fatto la FIOM direbbero che di parte. No, c'è uno studio fatto dall'ISFOL in Europa che dimostra una cosa molto precisa, e lo suggeriamo anche al governo italiano di leggerlo e di guardarlo. Dimostra come negli ultimi 10 anni in Europa, i paesi dove c'è stata la più alta precarizzazione del lavoro sono quelli dove c'è stata la riduzione della produttività. E dove la produttività è più alta, c'è meno precarietà e c'è migliore condizione di vita delle persone che lavorano. Questo è il punto da cui dobbiamo partire. E se vogliamo fare una discussione vera, noi dobbiamo porre il problema di affrontare non come si organizza o si rende flessibile il lavoro. Noi dobbiamo porre il problema di quale modello di impresa oggi abbiamo bisogno, di quali livelli di investimento servono
E la critica che noi facciamo a questo governo è quello che, a forza di fare degli spot, non si sta pensando e guardando non a cosa succede domani mattina, ma a quello che deve essere il futuro del nostro Paese. Qual è la visione strategica che dobbiamo avere nei prossimi anni e nei prossimi mesi? E queste sono le scelte che noi dobbiamo mettere in campo. E da questo punto di vista, perché noi siamo contrari ai provvedimenti che sono stati messi in campo? E insisto, noi vogliamo contrastare il Jobs Act, sia sul piano contrattuale, nelle aziende, nei contratti nazionali, ma anche sul piano legale e legislativo, non escludendo nessun tipo di intervento e mettendo in campo un'azione generale. E vorrei da qui dire una cosa che noi dobbiamo fare, che noi proponiamo. Se ci riflettiamo, il governo, senza dirlo, pensa nel giro di una decina d'anni di cancellare completamente lo Statuto dei diritti dei lavoratori. Oggi si dice che solo i nuovi assunti da marzo non avranno più le tutele dell'articolo 18. Ma non si dice, o si tenta di farlo in sordina, che in realtà questo è un problema che riguarderà tutti. Perché se uno cambia lavoro, diventa un nuovo assunto. Se uno è in un'azienda dove ci sono appalti e c'è un cambio d'appalto, può trovarsi di fronte a questo problema. E quindi, senza dirlo, perché non hanno neanche il coraggio delle azioni che fanno, senza dirlo e nel silenzio, tentano di affermare il fatto che cancellano lo statuto, basta aspettare un po' di anni. Allora qui lo dico a noi che siamo qui, anche verso i giovani e verso i nostri figli e verso quelli che verranno dopo di noi. Io penso noi abbiamo non solo un impegno morale, ma anche un impegno che riguarda la storia di questo sindacato. Se noi abbiamo dei diritti, se c'è lo statuto dei lavoratori, per tutti quelli che erano già assunti, non ce l'ha regalato nessuno. Quello statuto è stato conquistato con le lotte. E noi, lo dico anche per me, anch'io quando ho cominciato a lavorare nel 77 mi sono trovato diritti che non avevo conquistato io, ma altri prima di me che non ce li avevano li hanno conquistati. Allora qui c'è un punto e ce lo dobbiamo chiedere tutti. Noi, che paese, che mondo la siamo quelli che vengono dopo di noi? E da questo punto di vista, allora, noi abbiamo un impegno immediato. Ho visto che ieri ero a una trasmissione televisiva per parlare della manifestazione e ho visto che dicevano che avrei fatto una gaffe, che non ero attento su alcune cose. A volte può anche capitare, a diversità di altri, noi che siamo persone umili siamo anche capaci di dire che a volte uno non conosce tutto, può fare anche un errore. Però la riflessione che io vorrei fare è un'altra. C'è un insegnamento da quello che sta succedendo. Hanno raccontato in due mesi 79.000 assunzioni. A parte che poi se uno va a vedere, no, ma io sono contento, io mi auguro che ce ne siano milioni di assunzioni, visto che abbiamo 3,5 milioni di disoccupati e 4 milioni di persone che sono in cerca di lavoro. Quindi noi abbiamo bisogno di milioni di assunzioni, non di qualche centinaio. Ma c'è un punto che io vorrei riflettere. Non solo di quei 79.000 il 78% erano persone che erano già a lavorare, quindi hanno cambiato rapporti di lavoro e non siamo a una crescita dell'occupazione. Ma no, quello che voglio dire io è questo: qual è l'insegnamento? Quelli lì assunti, siccome sono stati assunti prima del 7 di marzo, giorno in cui hanno fatto il Jobs Act, e questo ho imparato anche dai giuristi, quelli lì le leggi retroattive non possono essere, cosa è successo ai primi 79.000 assunti? Che tutti quelli che sono stati assunti in imprese che avevano più di 15 dipendenti hanno mantenuto lo statuto dei diritti dei lavoratori, o no? E allora io dico, noi dobbiamo porre un problema adesso. Siccome nei primi due mesi è stato possibile
avere gli sgravi, ma mantenere per i lavoratori i diritti e lo statuto, allora noi dobbiamo fare in modo che lo statuto dei lavoratori rimanga anche in marzo, rimanga anche in aprile, in maggio, in giugno, in luglio. E allora noi nelle piattaforme in azienda, nei contratti nazionali, dobbiamo chiedere che a quelli nuovi assunti, visto che hanno gli sgravi, e cioè hanno